Eccoci qua con una poltrona delle storie un po' particolare, in trasferta. Anche oggi vi presentiamo tre libri. Quello che vi propongo è un super super classico, Nel paese dei mostri selvaggi, scritto ed illustrato da Maurice Sendak. È la storia di un bambino con ben agguai, di un bambino birichino, come sono tutti i bambini più svegli, di un bambino che si mette un costume da lupo e che inizia a combinarne di ogni tipo. E la mamma ce la immaginiamo tutti, una volta gli dice di stare tranquillo, 2, 3, 4, 5, finché non sbotta e non lo mette in punizione. Ma cosa volete che importi a un tipo tosto come Max? Lui è forte, coraggioso, un costume da lupo, ma soprattutto ha un'arma invincibile, che è quella della fantasia. Per cui si parte. Si parte con una barchetta meravigliosa e si attraversano i mari e naviga per giorni, per notti, senza nessuna paura, perché lui è un capitano coraggioso. E arriva all'isola dei mostri selvaggi. E allora, baracca. Si fa tardi, si gioca, ci si appende agli alberi, e senza nessuna regola, senza nessuna mamma che sgridi, e questo per tante, tante, tantissime ore, finché non succede una cosa. Il re di tutti i mostri selvaggi si sentì solo e desiderò di essere in un posto dove c'era qualcuno che lo amava più di ogni altra cosa al mondo. In questa solitudine inizia ad evocare il luogo dei suoi affetti attraverso l'olfatto. È così forte questo profumo, questa rievocazione di casa, che Max saluta tutti i suoi cari mostri e torna a casa. Torna a casa per trovare una grandissima sorpresa, che vi lascio naturalmente scoprire da soli. È un finale, dalle mille, mille interpretazioni, ognuna delle quali è davvero straordinaria. Un altro albo illustrato si intitola L'Eco, è scritto da Alessandro Riccioni e illustrato da un grandissimo artista che si chiama David Pintor. L'Eco è un effetto meraviglioso perché è capace di trasformare, di amplificare la nostra piccola voce, trasformandola in un grido potente. E allora, se è capace di fare tanto, perché non pensare che possa essere anche un po' magico, che possa trasformare i nostri desideri silenti in una voce forte e chiara? Ed è quello che succede al nostro protagonista. L'Eco, dovete sapere che riceve la domenica mattina dalle 7 alle 11. Ci si deve prendere su, attraversare un bellissimo scenario che a me ricorda tanto le nostre colline, che mi fa sentire un po' a casa, e andare in cima a una collina. Ed è proprio quello che fanno il nostro papà in sella ad una bici che ricorda altri tempi e un bambino ancora un po' assonnato che si stropiccia gli occhi. E finalmente ci arrivano da questa eco. Arrivano proprio sopra ad una collina dove il vento è fortissimo. Ma come si fa a parlare con l'eco? È molto semplice, gli dice il papà. Basta mettere le mani a coppa intorno alla bocca. E il papà gli fa vedere come si può fare. Il bambino ha capito come si fa. Lui mette le due mani a coppa, si prepara a chiedere il suo desiderio, ma per quanto si sforzi la voce si blocca. E è nella posizione corretta, ma la voce manca. Ma ecco qual è la vera magia. L'eco sa leggere nel cuore, sa ascoltare anche il silenzio, la flebile voce dei sogni. E donerà al bambino proprio quello che inconsciamente, nel profondo, è troppo bello per essere vero, proprio quello che lui desidera. Un finale semplicissimo, proprio com'è l'infanzia, fatta di punti di riferimento e di tutta la bellezza che possiamo immaginare.
L'ultimo libro che vi propongo oggi si intitola 7 minuti dopo la mezzanotte. È classificato nella 11-13 anni e racconta di un ragazzino che si chiama Connor, alle prese con un'adolescenza turbolenta, con una situazione familiare particolarmente difficile e con un mostro che, assunte le sembianze di un albero, in particolare di un tasso che non è una scelta casuale, si sradica dalla collina di fronte alla finestra della stanza di Connor per andare a bussare alla sua, appunto, finestra. Questo è un libro che buca l'anima e che poi la ricuce. È un libro sull'adolescenza, perbacco. È un libro sul bullismo, certo, e come? È un libro sul rapporto con la famiglia, certo. È un libro sulla morte, certo. Ma è soprattutto un libro sulla paura. Allora leggiamolo insieme ai nostri ragazzi, oggi come non mai, per aiutarli ed aiutarci a dare forma alle nostre paure, perché solo così saremo in grado di affrontarle e se non proprio sconfiggerle, perlomeno di riconoscerle. E diamo loro, per quanto possibile, diamo a noi stessi gli strumenti, per fare tutto questo, in primis la letteratura. Una letteratura salvifica, che cura, che consola, che fa emozionare e che ci mette di fronte anche al lato più oscuro degli altri e di noi stessi. La Biblioteca di Formigine vi manda un grosso saluto ad ogni suo piccolo e grande lettore e vi invita a stare connessi.